Bentrovati amici della Non Solo Libri. Torniamo a parlare finalmente un video ogni tanto del nostro format, la perfetta biblioteca del fumetto. Da poco tempo è venuto a mancare un grandissimo fumettista giapponese che ci ha regalato soprattutto un'opera incredibile e meravigliosa che sotto certi aspetti, in un periodo storico particolare anche del Giappone e del fumetto, aveva cambiato un po' quelle che sarebbero state nel futuro le sorti di tre generi in particolare, in qualche modo. O meglio, ha detto la sua. Stiamo parlando e parleremo fondamentalmente del grandissimo Izumi Matsumoto, che non ha creato, almeno non è stato così tanto pubblicato in Italia, ha fatto tantissime storie brevi, ha lavorato sulle più importanti riviste giapponesi, ma noi lo ricordiamo naturalmente per la sua più grande opera, che è Kigamure Orange Road o Orange Road, insomma. E andremo a vedere, a capire, guardando anche un po' le pagine del suo straordinario manga, che ha avuto la fortuna di avere una delle ultime pubblicazioni ristampe in Italia ad opera della mitica casa editrice J-Pop, con veramente 10 volumi bellissimi, straordinari, meravigliosi. Insomma, vedremo un po' attraverso le pagine di questo incredibile manga, che parla di amore, che parla di vita vissuta, adolescenziale, che parla anche di poteri, ed è quella la cosa fondamentale e particolare. Prima di tutto però, come sempre ragazzi, se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi a questo canale. Se è il primo video che vedete, recuperate tutti gli altri interessantissimi e mettete un bel mi piace. E poi, come sempre, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che saranno i video a venire. E naturalmente qui sotto in descrizione trovate tutti i social in cui noi siamo presenti praticamente tutti. I tre fondamentali dove magari interagiamo un attimino di più sono, voilà, Instagram, che trovate qui. Perché? Perché fondamentalmente, come ieri ad esempio, è uscito un piccolo consigli di lettura in pillole, ok? Per farvi comunque durante la settimana ancora più compagnia e presentarvi altre opere che magari vi sono sfuggite dalle liste novità che trovate naturalmente anche su Instagram, ma su tutti gli altri social. Poi abbiamo TikTok. Domani, ricordatevi, troverete un video su TikTok che vi racconterà in qualche modo, magari non parlando, un'opera, vi farà vedere, vi farà ingolosire sicuramente con qualcosa che vogliamo proporvi assolutamente. E per finire naturalmente, ecco qua, Telegram. Perché? Perché Telegram? Perché in qualche modo, per chi non ama il social eccetera eccetera e non vuole l'interazione appunto di altre notizie, altre cose che mamma mia che scatole, ok, ci mancherebbe altro, qui avrete solo la notifica quando noi naturalmente condividiamo con voi la nostra lista novità, foto di gadget e quant'altro. Tra poco un po' di cibo, ragazzi, ricordatevi che arriva e farò le foto naturalmente, e poi tutti naturalmente i link per andare a vedere i nuovi video e via dicendo. Insomma ragazzi, siamo ovunque per darvi sempre le notizie più fresche in assoluto di questo straordinario mondo che è naturalmente il fumetto e un po' di tecnologia. Domenica ci vediamo. Sigla! Allora ragazzi, dicevamo appunto Izumi Matsumoto, questo straordinario mangaka nato ad ottobre nel 1953 e morto da pochissimo, il 6 ottobre nel 2020. Questo anno, questi anni ultimi che ci stanno portando via Jiro Taniguchi, eccetera, tanti autori meravigliosi, è normale, un po' per malattia come in questo caso, o anche per, tra virgolette, standard vecchiaia, ci arriveremo tutti, insomma, il fenomeno dell'entropia. E ci ha lasciato un autore, molti di voi magari potrebbero dire, ma perché inserire Izumi Matsumoto in una rubrica come la perfetta biblioteca del fumetto, visto che in Italia, a parte Orange Road, ci fu stampato Sesame Street, che però non ebbe quel successo particolare, anche se io l'ho trovato quasi più interessante, secondo il mio parere. Tenete conto che Sesame Street è della fine degli anni 80, mentre Orange Road a metà degli anni 80. Due opere fondamentali che, rispetto a tante altre, poi lui ha lavorato, come dicevamo, su tantissime opere, mini storie, o fondamentalmente storie brevi, ecco, mettiamola così.
Il particolare percorso narrativo ed evolutivo che in qualche modo è da, non dico completamente in qualche modo imputare tra virgolette al grandissimo maestro Matsumoto, assolutamente no, però in quel periodo particolare che sono appunto la metà degli anni 80, dove il Giappone si stava trasformando e tantissime storie che inizialmente magari in alcuni casi abbiamo frainteso e abbiamo definito shoujo, storie d'amore, in realtà non lo erano, erano delle vere e proprie slice of life, storie di vita vissuta, naturalmente di ambientazione adolescenziale, di pensiero, di filosofia adolescenziale, quindi tutti quelli che possono essere i problemi scolastici, parascolastici, di affetti, amicizie, familiari e via dicendo, un po' giustamente romanzati, e il genio del grandissimo maestro Matsumoto che ha portato naturalmente il personaggio principale ad avere, tra virgolette, dei poteri. Ebbene sì, dei poteri ESP. Tutta la sua famiglia ha, tra virgolette, questi poteri e cercano naturalmente di tenerli nascosti per evitare in qualche modo di essere soggetti alla, anche solo ed esclusivamente alla ricerca, tra virgolette, perché effettivamente è una cosa comunque sia talmente particolare. Perché? Perché di base la storia, se noi togliessimo ogni tanto l'interazione appunto con questi fantomatici poteri ESP, la storia sarebbe naturalmente una storia d'amore da una parte e una storia di vita vissuta dall'altra. La parte interessante di tutte queste storie slice of life qual è? Ve lo dico sempre, è quella di poter carpire alcuni segreti o particolarità di modi di fare, di essere legati a 360 gradi al cibo, al modo di approcciarsi agli studi, alla scuola, al tempo libero, allo sport e via dicendo, che questi fumetti riescono più di altri, riescono a farci capire, e soprattutto che sono interessanti non solo perché naturalmente sono di base scritti bene, sceneggiati bene, via dicendo, ma perché noi appassionati quasi tutti di Giappone, di storia del Giappone, via dicendo, troviamo veramente in queste opere un'incredibile quantità di dati che ci possono essere utili per conoscere ancora di più il nostro amato secondo paese, naturalmente nel nostro cuore, oltre alla mitica, straordinaria e bellissima Italia. In Orange Road, che vedete, io qui i primi due numeri dell'ultima edizione di J-Pop, 7,50€, credo siano ancora tutti recuperabili, 10 in tutto, ragazzi, è veramente una cifra, 75€ per portarvi a casa, credo, ripeto, uno dei miti del fumetto, di questi tre generi mixati assieme e in un tempo non sospetto, sono la metà degli anni 80, chi avrebbe pensato anche mangaka, no? A una trasformazione del genere. Ci si stava approcciando a quello che era l'action, Yu Yu Hakusho, piuttosto che Dragon Ball e via dicendo, ok? Qualcosa di spiritoso, Dottor Slamperale, sempre il grandissimo e mitico Akira Toriyama, prima ancora la principessa del manga Rumiko Takahashi arrivava divertendoci con un'altra storia però esageratamente demenziale, che era naturalmente il mitico Lamuo Urusei Yatsura, gente rumorosa dallo spazio. Con Ranma magari la Takahashi si stava avvicinando, mettendoci in realtà la parte action rispetto magari alla slice of life, ok? O Masonic Koku, sempre appunto della straordinaria principessa del manga Rumiko Takahashi, di cui in questa settimana ricordatevi che è uscito il pack mitico di Mao Mao e A cena con la strega, una raccolta di mini storie in cui trovate dentro uno shikishi, una sorta di cartoncino celebrativo tra virgolette dedicato appunto all'opera nuova, alla nuova opera, ma soprattutto alla Rumiko Takahashi, insomma. Beh, detto ciò, il nostro grandissimo Izumo Matsumoto ci racconta le storie di Ikaru, di Madoka e naturalmente di Kyosuke Kazuka e di tutta la famiglia Kazuka. Ha due sorelle gemelle, anche loro prima o poi arriveranno ad avere naturalmente dei poteri, e a tutte le persone che ruoteranno intorno a questi tre elementi soprattutto. Nella serie italiana del cartone animato che conosciamo in Italia tutti come È quasi magia Johnny, beh, c'era Johnny, c'era Sabrina che era Madoka e c'era Tinetta che era Ikaru.
Il cambio dei nomi negli anni 80 e 90 del cartone animato italiano, beh, fa sempre un po' sorridere, però rimane ancorato nei nostri cuori, perché chi non ha visto della mia età qualche anno in più o qualche anno in meno una, anche solo una puntata di È quasi Magia Johnny, con la straordinaria canzone cantata dalla mitica Cristina D'Avena, beh ragazzi, no dai, non ce n'è nessuno, insomma. E tutti abbiamo in qualche modo sognato questa straordinaria Madoka o questa straordinaria Sabrina, la ragazza dei sogni per chiunque, perché è una ragazza ribelle, sì, però con magari problematica, ma adulta e con tanta voglia comunque sia di riuscire ad aprirsi. E sarà proprio Kyosuke a man mano farla, diciamo, alla fine, dai, innamorare di sé. Perché? Perché si avvicineranno, ma Kyosuke, che come in tutte le storie un po' di quel periodo storico particolare giapponese, terrà i piedi in due scarpe. Perché inizialmente, beh, si troverà un po' impacciato, un po' superficiale soprattutto, ma anche non solo, un po' timido, e soprattutto con la problematica dei suoi poteri che deve cercare di nascondere, di non in qualche modo tirar fuori per non farsi scoprire, per non far scoprire la sua famiglia, che sennò sarebbe costretta, come già capitato, di andare in un'altra città, insomma, di scappare, ecco, e ricominciare da zero. Beh, si troverà coinvolto in una relazione anche con Hikaru. Inizialmente con Hikaru, una ragazza anch'essa, forse per la vicinanza di Madoka, che vuole fare un po' la ribelle, tra virgolette, ma che in realtà è ancora più dolce e desiderosa e bisognosa di affetto, naturalmente. E questo triangolo, un triangolo mitico che poi ritroveremo in tanti altri manga, in tante altre storie, eccetera, è qualcosa di leggero, non va mai a toccare argomenti esageratamente volgari, assolutamente no, anzi, quasi, quasi nulla se non nulla, ed è sempre elegante, equilibrato, non cerca mai di esagerare nel proporci una situazione scabrosa o comunque sia troppo al di là, tra virgolette, di quella che può essere in realtà la realtà delle cose, insomma. Ed è questa la bellezza, insieme alla grafica che state vedendo, che è tipica di quel particolare momento storico del fumetto, ma non solo, tipica anche di quelle storie del fumetto, del grandissimo Izumi Matsumoto, che purtroppo ci lascia. E spero, è vero che anch'io sto facendo un video che dopo che lui se ne è andato, ok? E che magari se non ci fosse stata questa purtroppo perdita nel mondo del fumetto, magari non mi sarebbe venuto in mente non tanto di portare questa straordinaria opera, perché quella che io vi consiglio non solo perché è disponibile o perché è quella che noi abbiamo letto, a parte Sesame Street, eccetera eccetera, ma perché, credetemi, è veramente il fulcro della sua identità fumettistica, ok? Quindi con Orange Road voi avrete sia Izumi Matsumoto, sia un particolare momento del fumetto giapponese, del fumetto manga. È veramente, credetemi, qualcosa da avere, perché per tutti, anche per quelli che, come sempre ve lo dico, che balle, scusatemi, che balle a me stesso, nel senso che a voi non piacciono i manga, che non ve ne freghi niente dello shoujo o dello slice of life, eccetera, questo è un pezzo di storia, come la Mu, come può essere comunque sia il bambino dentro dell'Uomo Ragno o l'ultima caccia di Kraven, che ne so io, o qualsiasi altra storia, fumetti, il ritorno del Cavaliere Oscuro e via dicendo. Sono quelle storie che una volta che avrete, e non abbandonerete, credetemi, quando avrete magari qualche anno in più e andrete a toccarle, a spostarle, vi verrà voglia di rileggere anche solo qualche pagina e vi faranno venire in mente dei momenti particolari o solo la curiosità di andare a capire il perché di determinate storie, di determinati concetti. E questo è il bello di alcune opere a fumetti. Ed è vero, anch'io ci sono arrivato perché a un certo punto è arrivata la notizia che il maestro Matsumoto è venuto a mancare. E allora lì mi sono detto, cavoli, quale momento migliore per riprendere il discorso della perfetta biblioteca del fumetto, facendo capire ancora di più questo particolare, questa linea, ok? Che anche se un autore ci lascia
tra le tante un'opera interessante e le altre magari non lo sono così tanto, quell'opera però, se riesce in qualche modo a essere ancora oggi così forte dopo tutto il tempo che è passato, beh cavoli, quell'opera noi dovremmo averla nella nostra perfetta biblioteca personale del fumetto casalinga. Tutto qua. Io spero veramente che cercherete di recuperare, se non da noi, nella vostra fumetteria di zona naturalmente, il mitico Orange Road pubblicato da J-Pop, e che capirete come è arrivato a me il messaggio che questo straordinario autore, e spero che le case si appropinquino a acquisire i diritti di altre opere per poter, lo so è becero sotto certi aspetti se ci pensiamo, però a noi lettori viene solo a favore, perché appunto possiamo andare a recuperare qualcosa che magari non è mai stato stampato appunto in Italia, speriamo. Milky Way mi pare una delle primissime con cui effettivamente era divenuto interessante per le case editrici da recuperare sicuramente. Beh ragazzi, Izumi Matsumoto, 7,50 euro, 10 volumi, questi sono i primi due, li avete visti nel intanto che io parlavo, cianciavo, ok, di questa straordinaria opera. I saluti direi di farli qui, e veramente speriamo che questo 2020 non ci porti via altri mangaka, ma soprattutto che non sia così tossico come lo stiamo vivendo, tra virgolette, tra Covid e tante altre problematiche eccetera, da avere qualche, io spero naturalmente che nessuno di voi abbia avuto nel suo piccolo qualche perdita, e se l'ha avuta mi dispiace. Proprio per quello io in questo video mi sento di dirvi, contro a quello che possono pensare alcuni, non fortunatamente la minoranza eccetera, state veramente sicuri, stay safe come si dice, ok, state mettetevi la mascherina, igienizzatevi le mani quando entrate in qualsiasi posto, chi se ne frega, meglio avere le mani più igienizzate che non averle, ok, e cercate di mantenere la distanza, di non andare in posti troppo affollati eccetera, perché se anche a voi magari questa particolare problematica, questo virus, potrebbe passare inosservato, quindi divenire asintomatico come sintomi nel vostro caso, beh, ci sono i vostri cari attorno che magari potrebbero invece prenderlo e insomma stare veramente male, se non rischiare. Insomma, speriamo proprio di no, ok? Per il resto ragazzi, ci vediamo in un nuovo video sicuramente domenica, ancora qualcosina di tech, scusatemi, ma come vi dicevo mi è arrivata talmente tanta roba, mamma mia, che voglio farvi vedere, qua robe particolari, non le solite cose che fanno vedere tutti gli altri, cioè questo è un canale dove vi facciamo vedere le cose che nessun altro o quasi vi fa vedere. E naturalmente se siete della zona, nella zona, qui in questo nostro meraviglioso negozio di fumetti, gadget e cibo giapponese e americano. Anche coreano, ma quello che è brasiliano, quello che arriva arriva ormai, noi prendiamo tutto, insomma, se no su tutti i social che trovate qui sotto nei link in descrizione. Buona lettura!